E non finisce mica qui. Una settimana intensa e quattro giornate straordinarie di gare al ciocco che si è vestito dei colori dell'Europa, con i campionati continentali riservati ad Under 15 e Under 17. Insomma, la meglio gioventù delle ruote grasse, come l'avevamo a suo tempo definita, i campioni magari del 2030 e dintorni. E così sarà, perché alcune gare e alcune prestazioni sono parse quelle di un futuro scritto in modo indelebile sulla pergamena del tempo che verrà. 14 i titoli assegnati tra Team Relay, Short Track e Cross Country. La parte del leone ha recitata la Svizzera, che si è presa ben 5 ori. Bene l'Italia con 2 vittorie, Lombardia B e Maria Chiara Signorelli, così come la Repubblica Ceca. Un titolo è andato ad Austria, Svezia, Belgio, Romania e Slovenia. Sul piano individuale spicca il doppio oro dei due elvetici Anja Grossman e Karin Barumi, di cui sentiremo ancora parlare, al pari della slovena Marisa Teresa Cerchesi. Una manifestazione che ha dato lustro e che ha costituito un magnifico veicolo promozionale e turistico per tutta la zona. È un bilancio estremamente positivo. Sono stati 6 giorni dove il ciocco ha vissuto i fasti del 91, dei mondiali del 91. Abbiamo contato presenze che hanno toccato picchi di circa 4.000 persone. Il ciocco ha resistito molto bene a questo stress test, dimostrando che se in Trentino avessero una realtà come la nostra, che organizza eventi con il loro modo di fare squadra con tutte le realtà, potrebbero far sì che qui al ciocco veramente questi eventi qui ce ne fossero uno al mese. Ma come dicevamo, il ciocco, con tutta la sua agguerrita macchina organizzativa, si prepara ad ospitare nel fine settimana del 9-10 settembre i campionati italiani Team Relay e la finale della Coppa Italia giovanile di cross country, ed incombono pure altri eventi.